Signor Conte? Per piacere, donna Lina Rigotti. Sì, signor Conte. Donna Lina Rigotti. Pronto? Oh, mi dispiace, donna Lina in questo momento non può. Chi è? Signor Conte Gian Domenico. Un momento. Gian Domenico! Ah, molto carino da parte sua. Come? Da pupetto? Ah, è un tesorone. No, senti, non dirmi. Se l'altra sera da lì vi folleggiava con la piccola Paternò. Oh, ma non ti dico come. Ah, la storia del gomito la sai anche tu, eh? Dunque c'era un progetto per andare dalle Sabata, ma alla finita da ancora va un intranfitti, allora. Vuoi salire? Ma guarda che sono ancora in bagno, poi devo farmi la barba. Va bene. Allora sali. Sali pure, aspetterai in salotto, eh? Sali pure. Ma proprio non potrebbe rimandare a domani mattina.
No, gliel'ho detto, ho bisogno dell'alloggio questa sera, per le 7 precise. Le 7? Come si fa? Sono già le 6:15. Come si fa per cosa? Per l'inventario. Ma che inventario? Quello dei mobili, se lei vuole prendere possesso della casa questa sera. Oh, dunque, numero 2 attaccapanni egiziani in pergamena, dorati e decorati. 1 e 2. Grande console egiziana in pergamena con mensolette di cristallo. Ma non importa, le dico, io lo firmo l'inventario. C'è tutto, non manca nulla, dia qua. Mi rincresce, signore, ma io sono una persona precisa. Va bene, ma facciamo presto. Numero 11 pezzi porcellana, sono lì. Numero 2 statuette bronzo artistiche con basamento in ma torbido. Ci sono, una e una due. Sì. Le 2 sedie egiziane in pergamena, eccole là. Sì. Un portaombrelli decorato, eccolo. Stufa di ghisa tipo l'americana, eccola là. Gioco completo di bolle, c'è. E tavolino in modaro, eccolo lì. Sì. Salone. Guardi che ha saltato una pagina, l'anticamera non è finita. Ma bisogna fare l'inventario di tutta questa roba. Poi torneremo nell'anticamera, eh? Via me. Dunque, procediamo con un po' di metodo. Comincio dalle pareti. Pareti ricoperte di tappezzeria orientale con motivi di rami, foglie e uccellini. Un momento, signora. Uccellini? Gli uccellini non li vedo. Come? Lei non vede gli uccellini? No, niente uccellini. Rami, foglie, ma uccellini no. Eppure, tappezzeria orientale con motivi di rami, foglie e uccellini. Li avrà rubati l'inquilino di prima. Dalla tappezzeria. Ah, cara signora, ai nostri giorni. Ma forse questo motivo non le pare. Ecco, guardi sì, qui la testa, qui la coda. Un uccellino con la testa al posto della coda? Ma mi faccia il piacere. Cara signora, il suo inventario non è preciso. E poi io attendo qualcuno da Roma col treno delle 7. Sono le 7:05, non ho tempo da perdere, dia qua, lo firmo. Non qui, ecco, qui. Ecco fatto, e adesso mi ascolti. Lei ha tutta l'aria di una signora molto gentile. No, non sono affatto sì, gentile. Sì, tanto gentile, e la sua è una vecchia casa molto simpatica che lei mi ha affittato per un mese. Veramente, voleva affittarla per un anno. Cara signora, anche la vita è così. Tutti vogliamo affittare per un anno, e non riusciamo ad affittare che per una settimana. O per un giorno. Per un giorno, ma se l'hai pagato per un mese. O per una sola sera. Non capisco. Hanno suonato, è per me. Mi faccia la cortesia di salire al piano di sopra e di restare chiusa nella sua camera qualunque cosa accada. Non dubiti, l'ha detto che il telefono non funziona, sono stati tagliati qui. Grazie, mi faccia il piacere di salire al piano di sopra. È il camioncino della casina delle palme? Precisamente. Bene. Teniamo sempre pronti dei pranzi tipo. Fra un quarto d'ora il signore potrà essere servito. Nulla è riscaldato, tutto è caldo. Per la casina delle palme non esistono ore né distanze. I miracoli della casina delle palme. Ci credete voi? A che cosa, signore? Ai miracoli. No, signore. All'organizzazione della casina delle palme può questo e altro. Questi sono con voi? Sì, signori, sono i miei aiutanti. Beh, fate ripassare in cucina. La cucina? Di qua. E fateli vedere il meno possibile. Questa è la stanza da pranzo. Per i miei ospiti il pranzo deve apparire casalingo, è chiaro? Chiarissimo, signore. Ma... Ma? Non ci sono, ma... Un momento, signore. Avete sempre fatto il maître d'hôtel? Oh no, signore. Ho servito per 17 anni in qualità di maggiordomo, il duca a canestracci meno. Allora, marciano le crepette in balsamella oppure il consommé? Chiedo scusa al signore, non si ripeterà. Bene. Come vi chiamate voi? Boscaglione. Ma no, il nome. Emilio. Benissimo. Immaginate di avermi tenuto sulle vostre ginocchia, Emilio. Io, signore? Voi, Emilio. Non so se il signore si renda conto che io sono un uomo posato e che niente nel mio fisico si presta a certe supposizioni. Oh, ma che cosa state pensando? Già altre volte... Vi avranno chiesto di non dire di essere un maître d'hôtel, ma il maggiordomo di casa. Quasi sempre, la vanità umana. Io vi chiedo soltanto una cosetta in più. Emilio, vecchio e fedele servitore della mia famiglia, voi dovete dire di avermi visto nascere. Vi dispiace di avermi visto nascere? No, anzi, sarebbe stato un onore per me, un onore e un piacere. Io adoro i bebè. E allora siamo intesi. Voi mi avete visto nascere e mi avete tenuto sulle vostre ginocchia. Quando ero alto così. Con l'altezza cambia tutto. Siamo intesi. Dunque io sono da lunghi anni al servizio della famiglia. Anzi, mio padre, se lei crede, è stato maggiordomo in casa sua. Da ragazzo ero garzone in cucina, poi ho viaggiato il mondo sui transatlantici e quando mio padre, a causa delle tasse, ritirò in pensione, sono tornato io a prendere il suo posto qui. Nel 1911, durante una battuta di caccia... Non esagerate.
La sera vi presenterò ai miei genitori. Ma, signore, i suoi genitori saranno sorpresi. Ma no, state tranquillo. Emilio, andate ad aprire. Sì, signor barone. Cosa? Barone? Dal momento che ci siamo, non sarebbe meglio che io le dessi un titolo? Ah, per carità, niente aristocrazia. Una famiglia semplice, agiata e onesta. Non vi nascondo che se avessi avuto più tempo avrei preferito una vecchia cameriera abruzzese. Oh, signore, è un genere ormai superato e il signore ha troppo buon gusto. Ah, importante, ricordatevi che siamo in casa dei miei genitori. Ah, benissimo. E lei sarebbe il signor? Giorgio. Signor Giorgio? Signor Giorgio? Devo abituarmi a dirlo con una certa disinvoltura. Signor Giorgio, 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 signor Giorgio. Il signor Zanetti? Zanetti. Il signor Giorgio Zanetti. Ah, Giorgio. Il signor Giorgio, prego, si accomodino. Chi devo annunciare? Febo Marcantoni. E Maria Letizia Brunetti. Buongiorno. Vi ringrazio di essere venuti. Prego, prego. Zanetti. Brunetti. Febo Marcantoni. Vedo che sono puntuali, sono venuti insieme. No, no, sa, ci siamo incontrati così, per caso alla stazione. Ma pensi un po', due compagni d'arte che non si vedevano da tanti anni. Oh, dunque, ecco, io, sa, camminavo così sopra pensieri, quando ad un tratto, oh, ma chi vedo? Ma quella è Letizia, Letizia, cara, ma come va, cara, caro Febo, quanto tempo? Cara, ti ricordi, i nostri bei trionfi in Egitto? E ciccicì, e ciccicì, e dove vai, dice lei? E tu, dico io, cara! Allora, via della Pineta 32, ma anch'io, allora sei scritturata da quel giovanotto? Sì, anche te, questo poi è bello. E così siamo venuti a braccetto fin qui, come una volta quando uscivamo dalla prova. Ed eccoci qua. Bravi. Aspetti, aspetti ancora. Arrivata alla piazza, Letizia si ferma di botto. Che cos'hai, dico io? Hai dimenticato forse qualche cosa? No, dice lei, Febo, ricordaci, noi abbiamo recitato in questo paese. Qualche cosa, chi me lo diceva? Mi scusi, non si interrompo, ho dovuto improvvisare tutto questa sera, abbiamo pochissimo tempo. Infatti Capiero ce l'ha detto quando abbiamo firmato il contratto che si trattava di martedì o mercoledì, qualche cosa di simile. Sì, ma all'ultimo momento i miei progetti sono cambiati e ho dovuto anticipare. Ho bisogno della loro opera per questa sera. Lei deve scusarci, caro signore, 10 anni che non ci vedevamo, dall'epoca della compagnia Berti. Ma che 10 anni, non sono nemmeno 7. Come 7? Era l'epoca della fiamma. La chiamata al Garibaldi. Ma quella era di 15 anni fa, del periodo Ghislanzoni Bracci. Ma no, e allora Bracci quando è morto? Non è morto Bracci, è morto Ghislanzoni. È morto Ghislanzoni? Io non lo sapevi. Oh, poverino. Sì, signori, li ho chiamati qui per un incarico di natura speciale. Un momento, non si tratta mica di cinematografo, ma eh? No, no. No, perché io ho girato 3 giorni in un film e vi garantisco che ne ho abbastanza. Non mi ci pescano più, sai, cara. Tra mezz'ora arrivano i miei invitati e ciascuno qui deve sapere la sua parte. Come? Sapere la parte senza la parte? E il copione? Egregio signore, lei parla con troppa leggerezza di un'arte che non conosce. Non c'è bisogno di copione, non si impressionino. Non si tratta che di pranzare stasera e di sostenere coi miei invitati una conversazione molto brillante. Ah. Ho detto i miei invitati, ma avrei dovuto dire la mia invitata. Ho capito. Aspetto una signorina che deve arrivare da un momento all'altro. Ah. Questa signorina, vi parlerò francamente, sono innamorato di lei. Ah. Sarebbe troppo lungo spiegare ora le ragioni, ma io ho dovuto mentire a questa ragazza. Oh, niente di grave, ecco qua. Io non ho più i genitori. Oh. E invece le ho detto che erano ancora vivi e che abitavano nei dintorni di Roma, perché... per spiegare certe assenze alle quali mi obbligava parecchie volte alla settimana una relazione che non potevo confessarle. Ma non basta. Io non ho amici e loro sanno com'è debole un uomo innamorato. A chi lo dice? È una donna allora? Siccome questa ragazza è una creatura molto ingenua, molto pura, che crede nell'amicizia, un giorno si meravigliò che un ragazzo della mia età non avesse degli amici. E allora me ne sono inventato uno di sana pianta. Ho inventato un amico perfetto, leale, sincero, devoto. Conosco queste cose. L'amore. Una volta Montecatini diede ad intendere una bella ragazza, una stiratrice, di essere un campione di calcio. Ma creando così questi esseri immaginari, la signorina poco a poco ha cominciato ad amarli. Si stupiva che non glieli facessi conoscere. La rimandavo 1000 volte con 1000 pretesti. Ma domani lei parte. Non ho potuto più trovare delle scuse. Viene qui stasera per pranzare con i miei genitori e col mio amico. Comincio a vederci chiaro. Ma allora lei vuole che noi facciamo la parte di quei genitori? Precisamente. E che dicano durante la serata quello che avrebbero detto se fossero esistiti. Magnifico! Magnifico! La trovo una cosa divertentissima. Divertentissima! E chi ha assicurato per fare l'amico? No, nessuno. Fare i genitori non è difficile, ma un amico è un'altra cosa. Metteremo il coperto, aspetteremo un poco, il posto rimarrà vuoto, lui non verrà.
e così sarà il vero amico ideale. Ah, io adoro le parti di madre, sono le parti migliori, soprattutto quando si è ancora giovani. Vi è una specie di civetteria. E io ho in mente un tipo di padre interessantissimo. Bisogna mettersi d'accordo sulle parti, perché io le ho descritte alla ragazza in ogni minimo particolare. Non mi avrà mica dato la parte di una madre cattiva, perché io non sarei capace di recitarla. Ma no, una mamma buonissima che adora suo figlio. E che nonostante tutto è rimasta donna, una donna moderna, spregiudicata, dinamica. Ma no, affatto. Lei deve essere una donna tranquilla, riposante, un po' provinciale, chiama la casa. Buonasera. Buonasera, miei cari. Buonasera. Ma che roba è? Ah, sono io, Verbacco. Benissimo. Si è cascata anche lei. Non vorrà mica venire a farsi in quello stato. Ah no, mi succherò meglio. Ho solo abbozzato il tipo così per darle un'idea. Ma io non voglio barbe finte, non ci siamo capiti. Oh, spieghiamoci bene. Lei vuole un personaggio di primo attore o un personaggio di padre? Perché se vuole, come mi pare di aver capito, un personaggio di padre, eccone qua uno, non pretenderà mica di insegnarmi il mestiere adesso. Ma qui non si tratta di insegnare il mestiere, qui non ci deve essere mestiere. Questi personaggi esistono, sono già vivi per metà, c'è una persona che ci crede, che aspetta da loro determinate parole, determinati gesti, una determinata atmosfera. Ma su, andiamo, siano carini. Mi aiutino a far vivere per una sera questi personaggi immaginari. Credano. Anch'io li attendo, questo padre, questa madre, questo amico. Li attendo come se tornassero da un lungo viaggio. Lei lo sa, mio caro, una donna è sempre pronta ad assecondare l'amore. Siamo a sua disposizione, caro signore. Quanto alle mie parole un po' vivaci di poco. Grazie, ma non mi chiamino più, caro signore. Bisogna cominciare subito. Io sono il loro unico figlio, Giorgio. Signore? Che c'è? Signore, prego, mi scusi un momento. Chiedo scusa al signore. Il pranzo è stato comandato per 4, lo so, ma siccome la mia ditta fa le cose con larghezza, quanti coperti devo mettere? Mettetene 5. E va bene. No, lo sapevo. Non abbiate paura, saremo soltanto 4 a tavola. Il quinto ospite non mangerà. Ah, allora credo di aver capito. Si tratta senza dubbio del coperto del povero. Il coperto del povero? In casa del duca Canestracci Menotti, dove si rispettavano tutte le tradizioni, i giorni di festa c'era sempre sul tavolo un coperto supplementare, quello del povero. E il povero veniva qualche volta? No, signore, mai. Si metteva sempre il piatto, ma non c'era mai nessuno che lo avvertiva, il povero. E lei? Andate ad aprire. Subito, signore. A posto, a posto. Lei, signora, pianoforte, cominci a suonare. Tu, papà, il giornale. Sì. No, tu ascolti, io leggo. Sì. Mi raccomando, improvvisino con molta prudenza e mi guardino continuamente. Se ci sarà pericolo, interrompo. Ma e lei? E lei? Come io? E la signorina ci domanderà certamente di lei. Eh sì, non ci ha detto niente di lei, il suo carattere, i suoi precedenti. Dio mio, è vero. Come si fa a parlare di lui se non ci dice niente? Emilio, un momento. Signore, stavo per aprire. E la signorina che attendo, non aprite subito. Andate incontro al cancello, trattenetela qui in anticamera. Tirate più in lungo che potete. Inventate qualcosa. Mi ascoltino bene tutti e due. Dunque, io... Signore, signore! Cosa c'è ancora? Ho dimenticato il nome del signore. Giorgio. Oh, signor Giorgio, grazie, signor Giorgio. Questa volta ce l'ho scolpito. Dunque, io mi chiamo Giorgio, il mio amico si chiama Roberto e lei Isabella. Sì. Ho 24 anni, sì. Sono timido, lei comincia a suonare. Sì. E non ho molta fantasia. Non ci direte. In fondo però sono un bravo ragazzo. Sì. Un po' provinciale, un po' ingenuo. Ma coraggioso e buono. Coraggioso e buono, bene, bene. Da piccolo ero un po' turbolento e brutale, ma quando mi si parlava con dolcezza arrossivo e scoppiavo a piangere. Magnifico. Credo all'amore e all'amicizia. Mi farei ammazzare per il mio amico Roberto e lui si farebbe ammazzare per me. Bravo. Certo, in questo momento sarà già entrata. Dunque dicevo che... Ho fatto il servizio militare a Civitavecchia, secondo fanteria. Secondo fanteria. Mi mandavate tutte le settimane pan di Spagna e cioccolata. Pan di Spagna e cioccolata. Cioccolata. Ho studiato all'Università di Milano e mi sono laureato in... in agraria. Agraria? Beh. Agraria? Perché... Allora faccio. Da piccolo ho fatto il morbillo. Tutti i bambini lo fanno. Ah, eccola. Non ho più tempo di dirvi niente. Sono fedele. Non so dire bugie. Ah, tenete, questo sono io quando avevo 8 anni.
piaceva tanto arrampicarmi sugli alberi. Signore. Che c'è? Cosa c'è? Signore, c'è un gobbo. Un gobbo? Sì, signore. Viene da parte della signorina Barbara. Buttatelo fuori, subito! Oh, signore, un minorato. È il tabaccaio del paese che ha il telefono. Dice che ha una commissione per lei. Cosa c'è? Signor Zanetti? Sì, beh? Io sono il tabaccaio di un paese. Ha telefonato una certa signorina Barbara. Dice che ha provato a chiamare Chiaravilla, ma non risponde nessuno. Dice così di telefonare subito a lei, perché pare che sia successa qualche cosa riguardo a quella che lei sa bene. Dice così che se lei non si fa vivo, scoppierà il papocchio. Ha detto proprio così, il papocchio. Un momento, vengo con lei, ho qui la macchina. Emilio, l'impermeabile. Quella signorina arriverà tra poco. Non è arrivata col treno delle 8, arriverà certo con quello delle 8:30. La ricevano loro, mi raccomando. Riceverla noi, ma... Se non torno subito, vuol dire che sono stato obbligato ad andare a Roma. Come se ne va? Incomincino a pranzare con lei, senza aspettarmi. Grazie, arrivederci. Aspettatemi, spero di non tardare. Il papocchio. Io mi domando, cara, se non era meglio farci pagare prima. In fondo, noi potremmo anche rifiutare di prestarci a questa buffonata. Certo, certo. Però noi abbiamo assunto un impegno. E se non recitiamo... Di un po', cosa ci sarà al piano di sopra? Se non recitiamo, lui avrebbe il diritto di non pagarci. E in questo caso, giuridicamente, noi verremmo a metterci dalla parte del torto. Certo che come situazione è buffa, no? Perché poi monta tutta questa commedia quella ragazza? Per sedurla. Per derubarla. O per strangolare. Ti prego, non dire sciocchezze. Mia cara, non si sa mai. Al giorno d'oggi bisogna aspettarsi di tutto. Hai visto poco fa il gobbo? Come gli ha strizzato l'occhio. Strizzato l'occhio? Sì, così. Di un po'. Carriero, quando ti ha scritturato, ti sembrava che lo conoscesse o no quel giovanotto? Ma mi è sembrato di capire che era la prima volta che lo vedeva. È notte fatta ormai. La villa isolata. Anzi, direi, quasi in piena campagna. Io per caso non sono armato. Se avessimo bisogno d'aiuto, non sapremmo come fare. Telefoniamo. A chi? A Cafiero. Sì. Aiuto! E cosa c'è? Niente, il telefono non funziona. Dammi. Pronto. Ma si vede che la linea è in riparazione. No. Ma... È stato tagliato. Dov'è il telefono? È qui. È qui. Lei può formare il numero di Roma, c'è la linea diretta. Ah, grazie. Signorina, per favore, 421. Cosa fa? Barbara? Sì, sono io. Ma come hai fatto a sapere che ero qui? Semplicissimo. Ti ho pedinato. Max e Giorgio, una scena terribile. Questa volta linea è decisa tutto. Sì. A partire con Gian Domenico a piantarti. Sì. Gian Domenico è di là da lei adesso. Così. Se non è una cosa molto importante quella che tu stai facendo questa sera, sarebbe forse meglio che tu ritornassi. Ma certo, lo so, non mi riguarda. No. Ti telefono dal guardaroba. C'è Roberto lì? Sono sicuro che gli hai detto dove sono. Un pacchetto nazionale. Ci sono delle volte che... Che perdi la testa e non sai quello che fai. Come sei sciocca, amore. Insomma, fa come vuoi. Ecco, sì, telefonami da qui a poco. Ti dirò quello che sta succedendo. Che fai qui? Niente. Notizie di Giorgio? No. A chi telefonavi? Ma non telefonavo. Ah, non mi incanti. Io torno a cercarlo, prova gli ambasciatori, bisogna che lo peschi.
Signorina, la prego, hanno interrotto. Quanto fa? 2,50, signore. Che cos'ha da strizzare sempre l'occhio così? Ah, niente, signore. È un tic, tic nervoso. Tenga pure. Grazie, buonasera. Speriamo che la intrattengano fino al mio ritorno. La signorina Isabella? Sì, sono io. Prego, signorina. Foglie d'autunno. Del povero Tosti. La signorina Isabella. Oh, cara signorina. Avanti, avanti. Hai visto quanto è carina? Giorgio ci ha parlato tanto di lei. Sì, cara, cara. Noi desideravamo tanto di conoscerla. Cominciavamo a temere che non venisse. Già, devono scusarmi, signori, ma non ho fatto in tempo il treno delle 8 e... Ah, già. Giorgio non c'è ancora, vero? No, non ancora. Ma ha telefonato da Roma che dovrà trattenersi ancora un po' con lo stabilimento. Ma si accomodi, cara. Grazie. È inutile, lavora troppo quel ragazzo. Bisogna assolutamente farle cambiare vita. Lei conosce Giorgio, eh? Buono, ingenuo. I superiori lo sanno, ne approfittano ed è sempre lui che deve sgobbare. Lei la conosce da molto tempo, il nostro Giorgio? Non tanto, da 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Certo, proprio da allora lui ci parla sempre di lei. Sì, sì, sempre. Isabella qua, Isabella là. È tanto un bravo ragazzo, buono, buono. Oddio, da piccolo qualche volta era anche un po' turbolento, ma bastava parlargli con dolcezza e subito arrossiva. Già, e anch'io da piccolo ero. Anzi, guardi qui, ecco, guardi. Qui aveva 8 anni lui. Guardi quant'è carino, molto carino. Veramente non vuole che facciamo vedere questa fotografia. Dei tempi quelli, eravamo a villeggiare a Civitavecchia. Già. Dove ha fatto il servizio militare? Gli mandavamo tutte le settimane il pan di Spagna e la cioccolata. Già. Santo Dio. E così, ecco qua, finalmente lei ci ha conosciuti. Eh sì, prima di partire per Rovigo. Eh? Già, Rovigo.
Ah, Rorombigo! Perché lei si reca, lei va... A casa dai miei, per le vacanze. Ah, già, già, le vacanze. Chissà come le dispiacerà di lasciare i suoi scolaretti. I miei scolari? Sì. Ah, i miei compagni di scuola, vorrei dire. I suoi compagni di scuola, ma certo, ma certo. Sì, sì, certo. La signorina Isabella non è maestra, vero? Vero, perché lei va all'università? Immediatamente. I suoi scolari. Mio marito, cosa vuole? L'età. Come, cosa dici? L'età. Confonde sempre una parola con l'altra. Ma cosa scherziamo? I suoi scolari. Giorgio ritarda, Com'è tutto bello qui, così tranquillo, riposante, proprio come pensavo. Anche lei, signora, è esattamente quella che avevo immaginato. Ah, sì, E a me? E a me come mi trovo, Ecco, veramente, veramente l'avevo immaginata, mi scusi, con la barba. L'avevo detto io! Sali, sali, presto! Ha detto sali. Il cane, i sali, per carità! Sali! Oddio! Guarda, di là! Lo sa lei dove sono i cani? Sì, aspetta! Ma cosa pesca? Il cane! Cercate il cane! E lei? Vada anche lei! Ma vada! Si muova! Quando verrà il mio momento... Sali! Sali! Cosa c'è? Ehi, sali, per Donnalina, di là! Il cane! Il cane! Guarda, dov'è il cane? Un momento, uno alla volta! Il cane sotto al letto e sali nell'armadio! Aspetta, dammeli! Vatteli a prendere! Vatteli a prendere! Come se non lo sapessi che non ti vuoi muovere di qui perché fai la guardia al telefono. Faccio quello che mi pare. Sì, continua a dargli mano. Sai, tu sarai contenta soltanto quando donna Lina avrà sposato Gian Domenico. Per me può sposare chi vuole. Brava, e non giudici sul lastrico, Tu non hai sta famiglia sul lastrico, vero? Va a pigliare i sali piuttosto. Barbara! Ma che fa quel disgraziato? Questi sali! Ecco i sali. Ecco i sali. Barbara, cara, manda via quell'impiasto di Gian Domenico. Si è piantato là fisso con l'asino del successore. Io non mi muovo di qui. Beh, già, il telefono, sempre questo maledetto telefono. E allora non mi muovo neanche io, ecco. Tu fila. Lei sa dove è Giorgio, non lo vuol dire. E noi tutti sull'attico. Tieni, portaglieli, se no fa una tragedia. A me il cane glielo fa. Dove è Giorgio, perché non lo dici? Vuole bussare? Quando verrà il mio momento. Ecco il cane. Niente cane. Ecco i sali. Se tuo figlio non torna entro 10 minuti, è un disastro. Si calma? Ma che calma, calma. Bisognerebbe che si calmasse, altrimenti non facciamo più a tempo per l'opera, Per l'opera? Incosciente! Si direbbe che non si tratti neanche di tuo figlio. Detto Edmea che se non torna entro 10 minuti è la fine. Bisogna avvertirlo. Già avvertirlo, non sappiamo neanche dov'è. E questo cretino qui sta ad aspettare che Lina lo chiami. Tu pensi all'opera, vero? Ma muoviti, fai qualche cosa anche tu, scendi al bar, chiedi se è venuto. Oh, un'idea meravigliosa. E dove vai? Un'idea meravigliosa. Io vado al bar. Non è molto carino quello che ci sta facendo stasera il tuo amico Giorgio. Il tuo amico Giorgio, Roberto? È, diciamo, il nostro amico Giorgio, se vuoi. Non ti ha proprio detto niente? Giorgio ti vuole molto bene, uscite spesso insieme. È un rimprovero? No, cara, no, è una semplice constatazione. Senti, piccola, noi siamo marito e moglie. Cioè, non lo siamo, ma fa lo stesso. Tutti continuano a crederlo, o perlomeno non lo credono, ma continuano a chiamarci così. Insomma, siamo due buoni amici, no? Beh, io sono convinto che tu sai dove è Giorgio questa sera. Ti sbagli. Dove vai? Un'idea meravigliosa! Di là, dietro quella porta, si sta decidendo a colpi di crisi isteriche l'avvenire di tutti noi. Se donna Lina pianta Giorgio e ci butta fuori, bisogna tornare a fare la datilografa, bambina mia. Va bene, torneremo a fare la datilografa, bambino mio. Tutto rientra nella normalità. Come? Cosa siamo noi qui in fondo? Degli ospiti, degli invitati, dunque? No, ospite un corno. Sono un impiegato io. Bell'impiegato, ma fammi il piacere. Cosa c'entra? Sono un amico d'infanzia di Giorgio. E anch'io avessi avuto la fortuna di essere fidanzato con la proprietaria di una delle più importanti fabbriche di formaggi d'Italia, gli avrei detto: mio caro, tu sei un amico, sei senza una lira, vieni a farmi da segretario. Ti do un tanto al mese. Roberto, lasciami. Hai capito? Ti proibisco di rispondere. Vigliacco. Pronto? Vigliacco. No, non è Cristina. No, non è Edmea. Sì, appartamento 421. Come?
chi parla? Bottacini, precisamente Bottacini, il famoso giocatore di calcio. Se lei può dire alla signorina Elmea di telefonarmi al bar. Sì, all'extra bar dove lei sa. Grazie. Va bene, lo vedremo alla signorina Elmea. Non è simpatico quello che tu fai, Barbara. Anche per lui. Se Lina se ne va e sposa Gian Domenico, credi che Giorgetto sarebbe felice senza di lei? E tu, che cosa saresti domani senza di lui? Sarei a terra, come lui, non mi insegni proprio niente, carina. Ma per questo che io sono umile, io, e non dico niente, anche quando è difficile non dire niente. Anche quando esci un po' troppo spesso con lui nel pomeriggio. Perché quando non si hanno, i quattrini sono sacri. E così quelli che te li danno. E allora bisogna stare buoni e zitti e non parlare, come faccio io. Finiscila, Roberto. Almeno tu puoi dire che sopporti tutto questo perché lo ami. Mentre io invece... Perché sei il suo amico d'infanzia. Ah, storie. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Il papà di Giorgio, per esempio, tu lo stupiresti moltissimo se gli dicessi che ride alle spalle di suo figlio. Ah, ecco, parlavamo proprio di te adesso. Ah, l'atmosfera del bar è irrespirabile. Tutti mi guardavano, non capisco il perché. Eppure se mio figlio non dorme in casa è colpa mia. Credete che andremo ugualmente all'opera? La cosa mi sembra un pochino compromessa. Già, per una volta che c'era da passare una serata decente, io adoro la Lorelai. De sabato. Insomma, nessuna notizia. Nessuna. Ah, io non lo capisco quel ragazzo, ma come? Ha una donna charmante che lo adora. E cosa vuole di più? Ma dice che è infelice. E perché è infelice? Io sono un vecchio artista mancato. La mia vita è stata dura. Eppure sono infelice io. Siete infelici voi due? Io no, io sono felicissimo. Ah, eccolo, vedi? Ragazzi, ragazzi, una grande notizia! Vieni dalla questura? Ma che dalla questura? Dalla chiromante, quella spagnola che sta qui sotto al 305. Le ho portato il cappello di Giorgio. Beh? Ebbene, Giorgio non si è allontanato da Roma. Purtroppo questo cappello l'ha regalato a me da più di un mese. Ah. Ecco, vedi, tu non ti sei mai allontanato da Roma, quella donna non sbaglia mai. Ecco Edmea. Ebbene, ebbene. Cos'è successo? Questa volta è deciso. Cosa è deciso? Edmea, cara, mi fai paura. La signora se ne va. Edmea, non è possibile. No, non c'è niente da fare. È così. Parte domani mattina per Capri, con il signor Gian Domenico. Ma non è possibile. Ma è assurdo. Hai visto? Sei contenta adesso? Ah no, è troppo stupido. Io sono la madre di Giorgio, ma sono l'amica di Lina prima di tutto. Adesso vado a parlare. Non è più una chiave in camera sua, non risponderà neanche. E quello che vedremo, Lina mi ha sempre adorata. Amare è bello, bellissimo. Ma se non si è contraccambiati, viene il momento che alla fine si perde la pazienza. Ma insomma, ma per Dio, ma perché lui non la ama? Perché? In poche parole, se il signor Giorgio non torna a casa stasera, domattina la signora parte. Ah. E qui bisogna sgombrare. Così improvvisamente, da un giorno all'altro. La signora Lina ha detto così, se partita lei, più nessuno deve restare nell'appartamento. Oh. E quanto alla macchina, il signor Giorgio deve riportarla in garage e consegnare le chiavi a me. Ma è assurdo, è insensato, ma perfino ai camerieri si danno gli 8 giorni. Ma il fatto è che loro non sono dei camerieri. Un cameriere lavora, si guadagna la vita, è iscritto alla cassa infortuni. Non è la stessa cosa. Ma questa ragazza di un'insolenza, con chi credete di parlare? Non siamo dei signori noi. Dei signori? Fatemi ridere, nei magnaccioni. Ma io non so cosa vuol dire quella ragazza. Lina cara, come stai? Finalmente. Come va? Ciao. Portiere, per favore. Fontana? Caro Fontana, volete telefonare alla taverna? Va bene, signora, fissare un tavolo alla taverna. Senz'altro. Un tavolo per quanti? Per due? Sì, signor Duca. Taverna. Adesso no, aspetta qui. Non muoverti per 5 minuti. Tra 5 minuti mi raggiungerai al bar. Come vuoi tu. Questa è la fine. La miseria. Io non avrò mai il coraggio. Sono troppo vecchia. Cioè no, sono troppo giovane per rassegnarmi. Bel Giorgio, che non poteva mettere le sue cravatte più di 3 volte. Il signore era troppo raffinato. Gli piaceva cambiare di sfumatura.
Le userà fino alla corda, le sue cravatte. Va bene, ma almeno questo ti obbligherà a comprarne. Me ne infischio. Sono prontissimo ad andare in giro senza colletto e con le pezze sul sedere per avere la soddisfazione di vedere il signor Giorgio nei guai. Creperà il signorino. E le camicie di scritta 24, me le saluti. 3 camicie al giorno e le scarpe a tripla suola fatte su misura. Camicie da alpini, scarpe da zingone. Addio, quartieri alti. Pomeriggi al golf, Excelsior, Grand Hotel, Biancifiori, Rosati, Venti, Pocherini da pupetto, macchine fuori serie, foderate di marocchino rosso, giacche di Caraceni. Addio, nella circolare, dopo mangiato, a respirare l'odore delle digestioni collettive e un padrone alle costole. Creperà il signorino. Anche tu, caro, creperai. Sì, ma prima lui, perché il tuo Giorgio mi ha abituato ad averne uno di padrone in questi 2 anni che gli faccio da segretario. E lo stipendio me lo faceva sudare, te lo garantisco io. Ma adesso è lui che suderà. Smettila, mi esasperi. No, non la smetto. Tu non sai cosa significa avere un amico più bello di te, più simpatico di te. E un giorno per il colmo diventa anche ricco. Se almeno potessimo sapere dov'è in questo momento per andare da lui e spiegargli che questa sera sta giocando la sua ultima carta. Giorgio, io so dove è Giorgio. Come? Tu sai? Sì. Cosa hai detto? Che lei sa dove è Giorgio. Che lei sa, Barbara? E dov'è? Ma perché non l'hai detto? Silenzio! Dov'è Giorgio? L'ho pedinato innamorato di una studentessa, solo 2 mesi. Sì, dov'è? Lasciala parlare. Ma certo, silenzio, per carità, abbiamo i minuti contati. Insomma, dov'è? Ha affittato una casa questa sera. Ha affittato una casa? Ma dove? Ma sì, dove? Ad Albano, via della Pinetta. Ma perché non l'hai detto prima? Albano, vai prendi. Oh, ciao, Giorgio. Ho Vittorina che usciva, sai. Ah, sì? Mm-hmm. Avvocato Cosciani, vedo che sia uscito, signore. Provate a chiamare. 333, per favore. È vero che Donna Lina è uscita? Sì, signor Giorgio, è uscita poco fa. E dove è andata? Non saprei. Il 333 non risponde, è uscito, signore. No, non è possibile. Ma Fontana, dove è andata? Se mi vuole lasciare detto qualche cosa. Sì, un foglio di carta. Ecco, prego. Fontana, dimmi dove è andata. Alla taverna, signore, ho prenotato un tavolo poco fa, per 2. È caduta. Dici te ben poco e a che pensare, costruo chi è dolce, voi sulla me guardate, l'uomo c'è sta maschera, dici la verità. Buonasera, signor Giorgio, bentornato. Carolino, qualcosa di forte, sono giù di forma. Credo che lei sia attesa. Non lo so. Mi ha chiesto di lei il Duca Turriello. Dice che sono anni che non la vede e che lei gli deve ancora una partita a dadi. È tornato da poco dalla Svizzera. Ha insieme quella ragazza che circolava a Biarritz. Quella piccolina, bionda, mezza spagnola, sì. Dino, tu credi che in mezz'ora si possa calmare una donna arrabbiata, riconquistarla, liberarsi di un avversario, ristabilire una situazione che sembrava fatalmente compromessa? E tutto questo pensando che la tua vera vita sarebbe un'altra. Oh, sì, Giorgio, la conosco da Deauville. In mezz'ora l'ho visto fare molto di più. Basterà un'altra donna. Cerco cumma l'aria, te voglio bene. Bravo! Grazie tesoro, la vostra musica mi ha fatto molto bene questa sera. È un grande artista, mi ricorda Parigi, il mio periodo di bohème. Grazie, signore. Ciao, piccola. Oh, tesoro, come sei? Sei scappato in questi giorni, eh? Tu te ne faccio di quello che ha fatto nel sentimento a Villa Borghese, indovinato. Senti, Marcello, sei uno stesso. È un mese che non ti fai vivo al golf. Beh, cosa vuoi? Ah, sei qua, meno male. Vedo che ti sei calmata. Vuol dire che non è così grave. Maestro? Signorinella? Siete vergognoni malavita! Sembra che tu lo faccia apposta a rovinarmi tutto. Vorrei che tu ti rendessi conto che io, per venire qui stasera... Silenzio! Ho dovuto piantare in asso quell'affare delle carrozzerie che tu sai. Sì, ma io dovrei credere a questa storia. Signorinella pallida,
che eri di fronte a me nel quinto piano. Non è una notte che non sogni Napoli, e so tanti anni che ne so lontano. Al mio paese nevica, il campanile di la chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una pancia e mi dicesti col... Non era il caso di combinare stasera tutto quello che hai combinato, e per niente poi. Te l'avevo detto che stasera ero occupato. Tu credi sempre di trattare con le solite donnette del tuo genere. Io sono diversa. Lo so, e questo è il guaio. Io ti ho insegnato a vivere, mio caro. Senti. Lasciami. Ipocrita. Dolce felicità. Eppure non sarebbe difficile. È questione di non drammatizzare. Siamo buoni amici, eh? Ma che tu non sei contento, sembra di complice completamente oggi. Sì, proprio il gusto della sofferenza. Povero Giorgio, non mi hai mai capito. Guarda, avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza. Il mio piccino. Questione di fiducia. Per esempio, questa sera io ti ho trovato qui con Gian Domenico. Beh, non ti ho mica detto niente, no? Ma fammi piacere, che cosa c'entra questo festo? Ah, basta. Se credete di essere interessanti, siete talmente piccola borghesi. Talmente. Silenzio! 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 Una pancia. Perché negli occhi mi tremò una lacrima. Chissà, chissà perché. Non fateci caso, signore, sono degli ignoranti. Scusami, caro, sono così nervosa stasera. Tu sai benissimo che quello che preferisco sei tu. Grazie. Signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e poi il notaio. Lenta e lontana, mentre ti penso suona la campana della piccola chiesa del Gesù. E nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu? Bravo! Oh no, io detesto Capri, Joe. Invece sai che adoro Brioni. Pensa il viso del povero Giando quando domani saprà che voliamo via per un mese. E voglio che tu là non pensi più a nulla. Basta impegni, basta affari. Ti fanno diventare nervoso. Giù. Ma sì, hai ragione. Lo dice anche papà che io e te dovremmo partire per un po' di tempo per riposarci. Non ti occuperai più di nulla. Vero, Giù? Un'altra volta, cerca di essere puntuale. Cosa vuoi? Prima non mi è stato possibile. Da Rol stasera c'è stata burrasca. L'avevo capito io. Io un po'. Chi è quel bel tipo che mi risponde sempre al telefono? Oh, lo chiamano Roberto. Ma credo che da domani non risponderà né lui né gli altri. La padrona fa i pulisti. Oh, Dio mio, presto, presto. Vieni su, di qua, presto.
vesti con lui poi? Perché hai paura di farti vedere? È la tua serata di libertà, no? Ma non voglio che veda questo vestito. Vieni! Ma non avevano litigato? Avevano? Ma lui la sta lunga. Lo conosco. E avrà raccontato qualche storia, sai? Che roba. Oreste! Tu non hai idea come mi sento felice. Non sono ancora le 10. Essere di già a casa. Tutta quella gente, il chiasso, la musica. Si baciano. Già, è vero, non sono neanche le 10. Senti, Lino, adesso tu sei calma, tranquilla, va a letto, eh? Io torno da quella gente che ho lasciato così all'improvviso, da maleducato. Ah, no, senti, ma perché mi prendi? Mi hai accompagnata a casa per mettermi a letto con un bambino? Oh, no, Lina, anzi, guarda, io torno subito. Ah, no, basta! Cosa credi che io non capisca? Sono 2 mesi che dura questa storia. Adesso basta, basta! Tu resti qui, oppure... Oppure? Oppure la finiamo una buona volta, perché io sono stanca di sopportare. Tu stanca, e io no! Tu sarai stanco di me, ma non dei miei soldi! Finiscila, Lina! Oh, io finora sono stata troppo signora con te. Mi sono sbagliata! Vuol dire che bisogna trattarti in un altro modo, fartelo pesare, e non ci metto molto. Finisci, io! Non ci metto molto a dirtelo in faccia quello che sei! Oh, per Dio! Vigliacco! Vigliacco! E adesso basta! Non te ne vai! Lasciami andare! Non te ne vai! Lasciami! Vado! È lontano il telefono? Poi in piazza, dal tabaccaio, ci vorranno 10 minuti. Allora Emilio deve essere già tornato. Vado a vedere. Lei resti qui, cara, cara Isabella. Torno subito. Lei è la padrona di casa, lei è responsabile. Ma scusi, io non c'ero, io stavo al piano di sopra, mi aveva detto di non farmi vedere. Insomma è andato a Roma, almeno da quello che si può arguire, dal fatto che la macchina abbia preso quella direzione. Io vado da Olivier. E dunque? Il gobetto dice che il signore, dopo aver telefonato, è partito in macchina per Roma. La telefonata è tutto uno stratagemma per piantarci qui e non pagarci. Il cuore me lo diceva che questa faccenda non finiva. Oh, ma la vedremo, io vado da Olivier, sono iscritto ai sindacati dello spettacolo, non finisce così. Mi scusi, noi i miei mobili non serviranno mica per garanzia. Ma che cosa ne so, signora, che cosa ne so? Quello che so è che lei, prima di affittare la casa a uno sconosciuto, dovrebbe prendere delle informazioni. Ma che potevi immaginare? Quel giovanotto aveva così l'aria di buona famiglia. Di buona famiglia? Ma non mi faccia ridere, eravamo noi la sua famiglia. Non si può essere più sciocchi di così. Ha un intuito lei. Ecco, signorina, qui c'è, sì, diciamo così, un equivoco. Ecco, una situazione incresciosa, perché se lei è stata ingannata, lo siamo stati anche noi. Dunque noi, signorina, lei è un po' troppo giovane per ricordare la compagnia Ghislanzoni Bracci. Anzi, quando il povero Ghislanzoni è morto, lei forse non era ancora nata. Figurati se non era nata, Ghislanzoni è morto nel 28. Ma no, e allora Bracci quando è morto? Bracci non è morto. Sono degli attori, lo so. Avevi cominciato a capirlo anche prima. Ma se quando recitano in teatro accolgono la prima attrice come hanno accolto me, oppure che non faranno molto successo. La compatisco, signorina. La compatisco perché comprendo il suo stato d'animo. Noi abbiamo recitato male, cioè a un certo punto non l'abbiamo più recitato, perché abbiamo capito che sotto questa faccenda c'era qualche cosa di losco. Un tipo capace di tutto quel suo signor Giorgio, cara signorina. E le garantisco che se fosse mia figlia, prima di accettare la corte del primo momento... Le proibisco di parlare così di lui. E a lei? A lei aveva affidato la parte del vecchio servitore fedele? Sì, signorina. È spaventoso. Ho servito 17 anni il duca Canestracci Menotti, signorina. Certo, se fossi stato avvertito in tempo, avrei cercato di presentarmi ben diversamente... Ma sono venuto così come mi trovavo, direttamente dalla casina delle palle. Se tutto fosse andato bene questa sera, quanto dovevano avere come compenso? 150 lire a testa, è la tariffa della provincia. Meno le diarie, cara, perché le diarie non sono mai comprese. Ecco. Grazie. Certo che trovo grottesco che dopo tutto tocchi a lei pagare le spese di questo spettacolo. E a lei quanto devo? Subito, signorina. Povero Giorgio. E lui che aveva inventato una storia così bella. Oh, il treno per Roma, chi ho la parte? Questa sera credo non ce ne siano più. Come? Non ci sono più treni! Fino a domattina alle 5. Lei non ha un orario? Un orario? Sì, forse di sopra. Andiamo a vedere.
Ecco, signorina. Pranzo per quattro? Perché per quattro? Dovevamo essere cinque, don Roberto. Prego la signorina di scusarmi, ma visto che la signorina sta scoprendo, sì, per così dire, gli altarini, aggiungerò che il quinto coperto non doveva pranzare. Era l'amico? Il falso amico intimo. Roberto? Sì, Roberto, il famoso Roberto. Non doveva andare? Si capisce. Non esiste? Come Roberto non esiste? E noi esistiamo forse. Una macchina. Lo dicevo io che doveva tornare. No, signorina, non è lui, è un taxi. Roberto esiste, ne sono sicura. Abbiamo parlato tutti i giorni di lui da due mesi. Invenzioni! Ma ho visto la sua fotografia. Fotografia truccata! Ma quel ragazzo è formidabile! Ma allora, che cosa può esserci di vero? Se Roberto... Grazie. Se perfino Roberto è una bugia. Scusi, non la porta era aperta e... Roberto! Volevo parlare al signor Giorgio Zanetti. Buonasera, Roberto. Che mi ha detto il mio nome? L'ho indovinato. Oh, complimenti, lei ha del talento. Sa anche fare le carte. Prima di tutto, mi dica francamente se lei è un attore. Può parlare senza paura. Sono al corrente. Scusi, signorina. Siamo ad Albano, via della Pineta, qui? Sì. Numero 32? Sì, sì. Dunque, signorina, io sono un amico di Giorgio Zanetti. Anzi, lei è il suo amico d'infanzia. Si chiama Roberto Capellini, ha 26 anni e viene qui stasera per pranzare con me. Errore, ho già pranzato. Chiedo scusa alla signorina. Ma siccome la signorina che ha, per così dire, provveduto, stante l'ora inoltrata, chiedo il permesso di rientrare in sede. Tutto al più potrei lasciar qui in dispensa un piccolo suppe freddo per chi rimane. Esatto. Sì, va bene. Molte grazie. Con permesso. Ma insomma... Venga di qua. Insomma, signorina, posso sapere che cosa significa tutto questo? Eh? Che cosa significa? Contavo di saperlo da lei. Da me? Prima di tutto, dov'è Giorgio? Ma dove siamo qui? In una casa ammobiliata che Giorgio ha affittato questa sera per ricevermi. Oh, una garçonniere di due piani per riceverla ad Albano. Non è mica una garçonniere. Doveva figurare la sua casa paterna. Casa paterna? E lei? Chi è lei? Una sua amica. Un'amica? Giorgio ha tante amiche. Un'amica di dove? Un'amica di nessun posto. Almeno così... Sarò diversa dalle altre. L'ho conosciuto al museo di Villa Borghese. Al museo di Villa Borghese? Farabutto. Ci mancavano anche i musei adesso. Perché parla così di lui? Lei non è suo amico? Ah sì, il suo solo, vero, intimo amico. Tutto quello che c'è di più intimo. Ma... Non è forse vero che una volta lei gli è salvato la vita in barca? In barca? Se non so neppure nuotare. Però un giorno lei ha venduto i suoi mobili perché gli si comprasse un vestito. I miei mobili? A lui le ha detto così? I miei mobili? Ah, il signorino ha veramente una fantasia molto brillante. Per piacere alle ragazzine si inventa un amico devoto che ha il coraggio di chiamare col mio stesso nome. Ma la verità è un'altra. Io e Giorgio... No, non mi dica niente. Non voglio sapere niente. Ma no, lei deve sentirmi invece. Dunque Giorgio le ha detto che noi ci vogliamo bene come due fratelli. Ebbene, Giorgio mi odia, cara signorina. E io odio lui. Siamo amici d'infanzia, sì, è vero. Ma l'odio ci è venuto con l'età della ragione. E mi creda pure che dopo abbiamo riguadagnato il tempo perduto. Ma allora, che cosa fa lei qui stasera? Che cosa fa accanto lui tutti i giorni? Basta aspettare, andiamo, su. Roberto ha chiamato? Non ha chiamato perché si vede che ha trovato Giorgio. Ma naturale che lo ha trovato. E dove vuoi che sia? Pure 10:15. E pensare che a quest'ora all'opera sono già alla danza delle leontine. Quello che le ho raccontato la disgusta, è la mia specialità. Mentre invece tutto quello che fa Giorgio sembra un tono da gran signore. Dov'è Giorgio? Cosa fai? Un momento, poi verrà il tuo turno. Dunque, ho capito. I genitori, la vecchia casa, il maggiordomo, tutto quest'ambiente. Ebbene, Roberto. Siamo inquieti, sono quasi le 11. E dov'è Giorgio? Chi è quella ragazza? Questa ragazza è i misteri di Parigi. È la vittima che vostro figlio ha trascinato, tutta tremante, nella più fosca delle avventure. Ma qui, dove siamo? Nella casetta che l'ho visto nascere. Sì, perché il signor Giorgio, per conquistare una studentessa, si è inventato tutta una famiglia su misura. Un padre e una madre modello, un vecchio servo devoto e un amico che lo adora, che sarei io. Tutto è a posto, manca solo una cosa. Non manca che lui, il principe azzurro. Ma forse qualcuno può dirci perché manca. Tu gli hai telefonato qui. Sì, ti interessa? Sono affari che riguardano me e lui. Già, la colpa è mia. Chi è quella signorina?
È la mia amica. Oh, mi scusi, chissà dove avevo la testa quando è entrata. Le presento la signorina Giuseppina Palacic, detta Barbara perché suona meglio. Signorina, capisco benissimo. Questa è una situazione penosa, tanto per noi quanto per lei. Ma è una madre che le parla. Lei ha l'aria di una ragazzina per bene, capirà, ne sono sicura. Nostro figlio le ha mentito, bisogna che lei ce lo renda. Quel ragazzo sta infrangendo il suo focolare domestico, signorina. Lei ha nelle sue mani la felicità di tutti noi. Ora le spiegherò. No, signora, la prego. Come no? Non voglio sapere niente. Ma questo è assurdo, è andrò assurdo. A aspettare Giorgio nella strada, se sarà necessario. Ma non voglio sapere niente. Il suo figlio si sta rovinando per causa sua, signorina. Per causa mia, no, stia tranquilla, non si rovina per me. Quando sono arrivata lui non c'era più. È da ieri che non lo vedo. Signori, signori, la polizia! Ma che polizia? Che polizia? Almeno credo sia la polizia. Un'automobile si è fermata all'angolo della strada, ma non ho visto scendere nessuno. Ma non dica sciocchezze! Beh, ma chi è questo? Ma come chi sono? Lei chi è? Io sono Fermo Marcantoni, uno dei più grandi attori degli Stati Uniti. Lei è l'amante di Giorgio, non è vero? Signorina, un consiglio. In fondo lei non mi è antipatica. Lei sa che cosa farei al suo posto? Me ne andrei prima che Giorgio ritorni. Veramente? E perché? Giorgio è innamorata di lei, questo è inteso. È una cosa del momento. Ma non è così pazzo come sembra. Finisce sempre per tornare a cuccia quando è l'ora. Almeno fino adesso, dopo tante piccole avventure come la sua, ha fatto sempre così. Io credo che questa volta è diverso. Ma perché dovrebbe essere diverso? No, sinceramente, signorina. Lei crede che Giorgio l'ami abbastanza per diventare un ragazzo di buona famiglia? Sì, lo credo con tutte le mie forze. Signorina, conosco Giorgio a fondo. Non è assolutamente il suo tipo. Il suo genere di vita mi sembra chiaro, definito. Lei è di Rovigo, non è vero? Sì, e con questo? E domani lei deve tornare a casa per le vacanze. Ebbene, ci torni. Così il suo romanzetto finirà bene, passeranno gli anni e resterà nel suo cuore la piccola ingenua provinciale. Lei crede di impressionarmi con le sue parole. Si sbaglia. Io sono sicura di una cosa. Gli insegnerò ad essere felice. Come se la felicità fosse una cosa che si può insegnare. Ma ci vuole altro, mia cara signorina. Giorgio! 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 Giorgino mio, ti abbiamo cercato dappertutto. Bisogna assolutamente che tu ritorni a casa prima di mezzanotte. Assolutamente! Hai capito? Calmati, papà. Torno da casa. Tutto è a posto, tutto è aggiustato. E questa volta per sempre. Ma vedo che è stato inutile. Ormai le presentazioni sono superflue. Perché mi ha mentito, Giorgio? Lo chiede a me? Non gliel'hanno detto loro? No, Giorgio. Sappi che i tuoi genitori hanno tutto quel tatto e quella delicatezza che a te mancano, ragazzo mio. No, non abbiamo detto niente. Io ero, sì, diciamo, fidanzato. Come ero? Fidanzato? Ero fidanzato da più di 3 anni con una donna molto ricca che non amavo e che dovevo sposare. Una donna ricchissima. Spiega tu, papà, spieghi sempre così bene. Spiego così bene. Naturalmente sono fiero del tuo futuro matrimonio. E chi non lo sarebbe? Signorina, mai sentito parlare dei famosi formaggi nazionali Rigotti? Bel paese Rigotti, Stracchino Rigotti, Robiola Rigotti, Gruviera Rigotti, Alpino Rigotti. Sa, delle scatole rotonde dove ci sono delle mucche che pascolano in montagna, ma cerchi di ricordarsene. Ma come? Rigotti. E ci sono gli affissi nei treni, nei tram, agli angoli delle strade. Ma non è possibile che non se ne ricordi. Ma sì, forse, non so. Ebbene, io dovevo sposare i formaggi nazionali Rigotti. È uno dei più importanti caseifici che ci sono in Italia. Signorina, caseificio significa una grossa, grossissima fabbrica di formaggi. Tutto qui, George? No, non basta. Nelle nostre passeggiate le ho raccontato sulla mia vita, sulla mia famiglia, delle cose molto graziose. Ma la realtà supera la fantasia. Qui tutti noi, compresi Roberto e Barbara, vivevamo del mio futuro matrimonio. E se lei li vede così preoccupati, così in ansia, e se sono venuti stasera qui in cerca di me, è perché... è perché lei aveva deciso di buttarci tutti fuori di casa se stasera io non rientravo a pranzo. Che cos'hai? Tu stai male? Giorgio! No, non è niente. È tardi. Bisogna andare via subito. Non posso più aspettare. Isabella, le devo parlare subito. Prima che sia troppo tardi. Le chiedo solo 5 minuti. Va bene. Credo che non posso trattenermi di più. Voi tornate subito a Roma col taxi, sì, ma tu... Solo 5 minuti d'orologio. Ormai potete stare tranquilli. Tutto è finito. Andate. E qualunque cosa accada, non spaventatevi. Oh, mi raccomando. Oh. E tracolla, non è vero? Un ragazzo di così buona famiglia, un giovanotto che aveva tutte le qualità.
Perché mi ha mentito, Giorgio? Chi lo sa, per sedurla forse. Dopo tanti appuntamenti, dopo tutto il tè che lei mi ha fatto bere, tè nei caffeucci in Prati, tè nelle salette separate di Piazza di Spagna, a pensare che detesto il tè, odio il tè, cosa potevo fare? Crede lei che mi potessero bastare i baci furtivi nei tassì, con le nostre mani che si sfioravano fra una meringa e l'altra? Ormai lei sa chi sono io. Gliel'hanno detto, no? E così ho pensato di sedurla, ecco tutto. E ho inventato la casa paterna, i genitori modello, il vecchio fedele servitore. Perché mi ha mentito, Giorgio? Ecco, il primo giorno le ho mentito perché le ho mentito. E dopo? E dopo ho seguitato a mentire per non aver mentito troppo il primo giorno. Perché quel bravo ragazzo verso il quale lei sentiva tanta simpatia fosse un po' vero. Ma la commedia di stasera, perché? No, la commedia di questa sera è un'altra cosa. Ho ceduto a una tentazione, al piacere di vivere finalmente una vera sera in famiglia con lei. Lei crede che sia così divertente una vera sera in famiglia? Non so. Come non lo sa? Ma così, immagino. Ma lei non era stato educato dai suoi genitori? Oh, sì, sì. E forse i suoi genitori non andavano molto d'accordo, e forse questo? Ecco, sì, forse è questo. Mamma tornava a casa tutte le sere molto tardi. Tornava dai tè, dai ricevimenti con le amiche. Aveva molte amiche. Noi l'aspettavamo a lungo prima di metterci a tavola. Poi, quando era veramente troppo tardi, io mi addormentavo sulla tavola, la cameriera mi faceva mangiare arrabbiatissima. E allora papà andava a rinchiudersi in camera con i suoi soldatini di piombo. I suoi soldatini di piombo? Sì, in casa nostra era papà che aveva la collezione dei soldatini di piombo. Ha una casa strana, sapete. Una famiglia disordinata, piena di litigi. Viaggi di città in città, di albergo in albergo. E suo padre e sua madre erano seri invece. Sì, Giorgio. E a casa vostra tutti si mettevano a tavola puntuali, all'ora stabilita. Ma naturalmente, sempre. Come doveva essere bello? In mezzo a tante bugie, Giorgio, forse è vero che mi ha voluto un po' di bene. Sì, Isabella, è vero. Allora sono felice lo stesso. Ha ragione. Cerchiamo di essere felici. Ah, come siamo esigenti sempre. In principio vogliamo tutta una vita di felicità. Poi capiamo che qualche anno è già molto. Alla fine ci si rassegna. Ci si contenta di una sola sera. E poi, di colpo, non ti restano che 5 minuti. Davvero mi vuoi bene lo stesso, ora che sei? Ancora di più. Peccato. Perché? Perché è troppo tardi. Scusatemi, ho l'aria del carceriere nelle vecchie tragedie. Ma i 5 minuti sono già passati e... No, Giorgio, no, non voglio che tu vada via, non devi. Credi che non abbia capito. Anche prima avevo capito che c'era qualcosa nella tua vita, qualcosa che non mi avevi detto. Ma adesso devi restare con me, sempre. Sta tranquillo. Non me lasciare, Giorgio, non me lasciare, Giorgio, Giorgio! Non aver paura, Isabella. Non è finito tutto. Lasciami solo con loro un momento. Aggiusterò ogni cosa. Resta qui buona. Torno subito. Roberto e io andiamo subito a Roma. Tu verrai dopo. Resterai qui e dirai a Isabella che l'ho mentito un'altra volta perché non avevo il coraggio di farla soffrire. Le direi che non l'amo, che non l'ho mai amata. È meglio che torni a casa sua. E dimentichi una volta per sempre questa povera storia. Ma perché fai l'ipocrita? Perché vuoi darmi di intendere quello che non è? Credi che io non abbia capito? Tu hai perso la testa per quella ragazzina. Confessalo, parla chiaro. Cosa vuoi che me ne importi? O forse hai paura di far soffrire anche me? Stai tranquillo. Per me non è una novità. Me ne ero accorta subito. Ti avevo seguito. All'università. A Villa Borghese, nei piccoli caffè, tutti pomeriggio alle 5. Sono 2 mesi che dura questa faccenda. Perché non sei sincero? La verità scotta, eh? Tu di me non ne vuoi più sapere, ecco la verità. Tu sei cambiato, Giorgio. Sei cambiato. E adesso non puoi più lasciarla, quella ragazzina. Adesso devi continuare fino alla fine. E devi andartene. Andartene via, lontano. Lontano da noi. E devi metterti a lavorare, perché sei cambiato. Quello che dici forse è vero, sono cambiato.
E certo continuerei così fino alla fine. Lavorerei, la sposerei. Ma ormai è inutile. Perché è inutile? Che cos'hai? Sei ferito? Non è niente, Giorgio! L'ha ferito, a votormini per me. Ma sei pieno di sangue, Giorgio! Non toccare, la camicia è appiccicata. Ma perché non l'hai detto subito? Bisogna chiamare un dottore. Ma non è niente, vi dico, è solo una scalfitura. È stata lì. Sai, la rivoltella che tira fuori ogni momento. Bene, questa volta l'ho adoperata sul serio. È stata una scena terribile. Ho cercato di disarmarla. Nel momento che sparava le ho dato uno spintone. È caduta di colpo. Ha battuto sul marmo del caminetto. Si sono messi tutti a gridare. Io sono fuggito per tornare qui. Credo di averla uccisa. Dov'è? Giorgio! Lina! Oh, Lina, farci prendere questa paura, uno spavento simile. Ma come è successo? L'abbiamo saputo soltanto... Giorgio, dov'è? Sentila, lo chiama ancora, Giorgio. Dove muovente? Giorgetto viene subito, sai, anche lui era così turbato. Poveri cari, io lo sapevo, non bisogna mai lasciarvi soli, mai. Oh, è stato terribile. È tutto per causa mia, è successo, capite? Tutto per causa mia. Egli non ha esitato un momento. Si è slanciato senza paura. Mi ha tolto la rivoltella dalle mani. Mi ha dato la spinta. Giorgio, pensa. Giorgio poteva morire, Sì. Quindi ha rischiato la vita per te. Sì. E allora ti ama. Ti ama alla follia. Hai ragione. No, non ha la febbre. Lasciamolo riposare. Il dottore ha detto che è meglio. E poi Roberto potrebbe tornare da un momento all'altro. Venga di là. È la stanchezza che lo fa dormire. No, lui si addormenta sempre quando è infelice. Grazie. Per non soffrire più al piccolo trucco di Giorgio. Un trucco? Sì, lei non conosce Giorgio. O almeno non conosce il mio Giorgio. Allora? Dov'è Giorgio? Di là, dorme, allora. Figurati un bernoccolo, un semplice bernoccolo qui. È più innamorato che mai, lo aspetta a braccia aperte, ci aspetta tutti. Hanno già fissato la data per il matrimonio? No, non andare. Il dottore ha detto che ha bisogno di riposo. Povero ragazzo, quando saprà che tutto è finito bene, si sentirà subito molto meglio. Ne sei proprio sicuro? E si precipiterà a Roma. Giorgio. Su, buone notizie. Dunque, non si è fatta niente, sta benissimo, ti aspetta, ti chiama. Sei contento? Dammi una sigaretta. Sì, ecco, sigaretta. Papà e mamma sono da lei, sono tutti d'accordo, sai? Papà ha avuto un'idea magnifica, l'ha convinta che devi amarla moltissimo se hai potuto rischiare la vita per lei. Sei contento? Sei contento? Non sei contento. Ci vada anche lei a parlargli, cerchi anche lei di convincerlo. No, io non ho più niente da dire a Giorgio. Stia tranquilla. Giorgio cambierà vita e verrà via con lei. La diverte a aver l'aria di regalarmelo. No, la santa non è il mio genere. Non si tratta di questo. Cosa vuole? Mi hanno cambiato le carte in mano. Quel Giorgio che è mio, tutto mio, lei non l'avrebbe voluto. Lei crede? Ne sono sicura. Non era mica un bravo ragazzo, sa, il mio Giorgio. Era una cosa che lei dovrebbe odiare. Era frivolo, cattivo, egoista. Lei mente. Oh, anche lui mentiva. Dava degli appuntamenti e dimenticava di andarci. Non manteneva mai le promesse. Ma a che cosa le serve dirmi male di lui? Oh, ma non è male. Gli ho voluto bene così io. La fine del mese sarà molto difficile per noi. Lei ha 2000 lire da prestarci? Credono che sia ricca anch'io. Sono quasi povera. 1000? Sì, forse. Siccome devo partire domani mattina per tornare a casa, così ho un po' di denaro. Robertino, scusami se ti faccio dispiacere. Ma cos'è? Cosa sei diventata matta? Affatto. Ah, il gesto è di uno chic. Lo racconterò ai padroni delle trattorie a prezzo fisso dove andremo a mangiare da domani. Sono sicuro che in cambio ci faranno uno sconto. Ma sei voluto fare il bel gesto adesso è fatto e signorina... No, Roberto. Ma la signorina aveva soltanto l'intenzione di aiutarci in un momento particolarmente difficile. Non voglio che lei ci aiuti. Ma se tutti ci mettiamo a fare i nobili, adesso non ne usciremo più. Bisogna essere nobili, sì, ma fino a un certo punto. Hai ragione, caro. Sono una stupida. Se tutti ci mettiamo ad essere nobili, non ne usciremo più.
Soprattutto lui non ne uscirà. Attenzione. Giorgio, Giorgio, dovevi riposare. Perché ti sei alzato? Ah, sto benissimo, andiamo via. Usciamo subito di qui. Non voglio neanche tornare in albergo. Non voglio niente di quello che ho là. Parto quest'oggi. Parti? E dove vai? Direi a papà e a mamma che tornerò a Roma fra qualche giorno per studiare meglio la loro sistemazione. Che mi metterò a lavorare, che li aiuterò. Forse bisognerà che papà cerchi qualche cosa da fare. Oh, cercherà, cercherà, stai tranquillo. Sono 30 anni che cerca. E si tolgano dalla testa l'Excelsior, il Grand Hotel, gli ambasciatori. Trovino per i primi tempi una pensione decorosa. Insomma, cerca di far loro capire che non può continuare così, che debbano essere ragionevoli. Ecco. Ecco. Che cosa farete voi due adesso? Ti risponderò con una battuta di tuo padre. Getteremo le nostre reti, caro. Barbara sarà costretta a lavorare. Non ti riguarda. Però c'è una cosa che vorrei sapere. Perché gli hai raccontato che ti ho salvato la vita in barca? Hai dimenticato di quel giorno a Viareggio? Quando mi pareva di non farcela più ad arrivare a terra. Eri verde di paura. Ma hai avuto il coraggio di mettere la barca in mare. Avevamo 15 anni. Ricordi? Come passa il tempo. Senti, tanto non è più questione di piccolezze. Se ti do noia per dire addio a Barbara, posso anche uscire. No, Roberto, non andare. Quella ragazza deve impazientirsi, Giorgio. Ti volevo dire addio prima. Quando si lascia una donna, le si promette dell'amicizia per addolcirle un po' il distacco. Io non ti prometto neanche la mia amicizia. Neanche la tua amicizia. Tutti noi abbiamo fatto una vita ignobile alle spalle di Lina. Ma soprattutto noi due. Allora non pensavano che al denaro. Ma noi. Noi in mezzo a quelle piccole combinazioni, in mezzo a quelle complicità, abbiamo fatto la commedia dell'amore. La commedia, sì. Perdonami, Barbara. Di che cosa? Della vita che ti ho fatto fare. Oh, sai, non devi. Sono piuttosto io che ti ringrazio di quella vita. Vieni, Roberto, andiamo. Barbara! Cosa c'è? Cosa vuoi ancora che ti dica? Che mi trovavo bene in quella situazione? Soltanto perché ero innamorata di te. Ma fammi il piacere. Ecco Roberto, questa è la chiave della macchina. Come non venite a Roma con noi? No, noi torniamo in treno. Certo, riporterai la macchina in garage e consegnerai la chiave a Lina. Stai tranquillo. Puoi contare su un esecutore testamentario meticolosissimo. Addio Roberto. Addio Barbara. Addio Giorgio. Thank you.